evitando anche che entri in area di rigore. Riparte immediatamente l'azione del Napoli. Emer, 13 secondi, Sartori para sul destro, la bordata di Sartori e trova il pareggio. 9 secondi dal termine, grandissima conclusione della distanza di Roque Sartori, non ci arriva Diogo, un siluro, ha preso lo specchio della porta, e quindi quando mancano appena appunto 9 secondi, doppietta per Sartori, il Napoli si riporta in parità 2-2 al Palla Cesaroni. Ammonito anche Emer, continua il suo show il signor Tupone. Time out chiamato anche da Alessio Musti, tra l'altro dovrebbe essere il secondo giallo se non andiamo errati per Emer, anzi no, non era nella lista degli ammoniti Rodrigo Emer. Ammonito a 9 secondi dal termine, ma almeno a quanto ci risulta non era. Attenzione che ora fallo netto di Bico, la Cogianco ha battuto e ha guadagnato un calcio di punizione, 7 secondi al termine, time out, ennesimo time out, questa volta chiamato dalla panchina di Alessio Musti. Si torna in campo, c'è anche Nando Grana ora in campo come portiere di movimento per la Cogianco Genzano, che ha a disposizione 7 secondi per cercare di riportarsi in vantaggio dopo il gol del pareggio del Napoli. Maurizio prende una lunga rincorsa dalle parti del pallone, c'è anche Nando Grana, Sergio Romano si allontana anche Grana, Maurizio va alla battuta, palla in rete, doppietta per Maurizio, 6 secondi al termine, 3-2 per la Cogianco Genzano che si riporta in vantaggio, esplode il Palazzo Saroni. Maurizio, che finale al Palazzo Saroni, il pareggio del Napoli quando mancavano 9 secondi sul calcio piazzato, anzi no, sulla bordata di Roque Sartori dalla distanza, sul calcio piazzato invece pochissimi secondi dopo, 3 secondi dopo, conclusione diretta di Maurizio e palla in rete per la terza volta, 3-2, doppietta di Maurizio. Cogianco che torna in vantaggio, 6 secondi al termine, ora attenzione Sartori, Emer, Sartori ci riprova, pallone deviato, Garcia Perea non ci arriva per un soffio, palla sul fondo, manca un secondo, sta esultando la Cogianco Genzano e ne ha tutte le ragioni, finisce qui Cogianco Genzano 3, Napoli calcio a 5, 2. Cogianco che è tornato in vantaggio a 6 secondi dal termine dopo aver subito il gol del pareggio a 9 secondi da